Benvenuti su Gufo Curiosity. Curiosità gufo a 360 gradi. Suncus etruscus. Noto comunemente come toporagno nano mediterraneo, è il mammifero più piccolo del mondo. Si trova principalmente nelle regioni del Mediterraneo e dell'Asia occidentale. Questi piccoli animali sono noti per il loro metabolismo elevato, che richiede loro di consumare cibo costantemente per sopravvivere. Sono anche in grado di sopravvivere in diversi habitat, compresi quelli umidi e aridi. Il toporagno nano mediterraneo è un interessante esempio di adattamento alle sfide ambientali. Andiamo a vederlo più nei dettagli. Dimensioni straordinariamente ridotte. Il toporagno nano mediterraneo è veramente minuscolo, con una lunghezza del corpo che varia generalmente tra i 3,2 e i 5,2 cm e un peso che oscilla tra 1 e 2,7 grammi. Questo lo rende il mammifero più piccolo conosciuto. Habitat e distribuzione. Questi toporagni nani sono nativi delle regioni del Mediterraneo, tra cui il sud dell'Europa, l'Africa del Nord e parte dell'Asia occidentale. Si possono trovare in vari habitat, tra cui prati, giardini, aree umide, zone costiere e anche in aree urbane. Metabolismo elevato. A causa delle loro dimensioni ridotte e del metabolismo estremamente veloce, i toporagni nani devono costantemente cercare cibo per mantenere le loro riserve energetiche. Consumano una quantità di cibo pari a circa il 120-130% del loro peso corporeo ogni giorno. Dieta. La dieta dei toporagni nani consiste principalmente di insetti, larve, ragni, vermi e piccoli invertebrati. A causa delle loro dimensioni, devono cacciare e consumare piccole prede frequentemente. Riproduzione. Questi toporagni hanno una riproduzione rapida. Le femmine possono avere diverse cucciolate durante l'anno, con una gestazione di circa 21 giorni. Ogni cucciolata può comprendere da 2 a 5 cuccioli. I cuccioli sono molto piccoli alla nascita, pesando solo una frazione di grammo. Caratteristiche fisiche. Suncus etruscus ha una pelliccia densa e corta, generalmente di colore bruno-grigiastro o grigio scuro. Hanno orecchie relativamente grandi rispetto al loro corpo e un naso appuntito. Importanza ecologica. Sebbene possano sembrare insignificanti a causa delle loro dimensioni, i toporagni nani svolgono un ruolo ecologico importante come predatori di insetti e invertebrati. Contribuiscono così al controllo delle popolazioni di insetti e al mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi locali. In conclusione, il Suncus etruscus, o toporagno nano mediterraneo, rappresenta un eccezionale esempio di adattamento alla vita in un mondo di dimensioni ridotte. Con le sue dimensioni minuscole e il metabolismo rapido, deve costantemente cercare cibo per sopravvivere. Grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto metti like, iscriviti e attiva la campanellina per restare aggiornato.